belva ferita è sicuramente più pericoloso di una belva e basta. Ed Inter in questo momento, per le sue qualità, per la sua caratura, per le sue caratteristiche, è un po' da indicare tra le squadre più forti. Cioè, non ci sono partite difficili o partite meno difficili. Ci sono partite nella quale il risultato per noi conta tantissimo, perché è solo attraverso una serie di risultati che possiamo pensare di risalire e perciò andarcela a giocare con la quart'ultima in classifica. E perciò è chiaro che domani affronteremo sicuramente una grande squadra con una grande voglia di smentire un po' tutto il pessimismo che è emerso questa settimana, ma dall'altra parte c'è una squadra che per sopravvivere in questa categoria ha bisogno di fare punti. Diciamo che Radovani sicuramente è un giocatore da tutelare. Lì si apre tutta un'altra storia. È un giocatore che deve essere tutelato senza fargli perdere la condizione fisica. E perciò diciamo che i medici, i massaggiatori, i preparatori devono essere bravi. Per salvarci bisogna fare gli stessi punti e un punto in più della quart'ultima. Tutto il resto è relativo. Penso questo sia il bello del calcio. Che non sempre vince il più forte, spesso e volentieri vince chi più ha voglia. Lei ha detto chiaramente che Caracciolo è uno dei giocatori più importanti per quello che sta In questo facendo. momento è indispensabile. Però Caracciolo dovrebbe essere anche l'uomo che qualche volta fa il gol, invece che adesso non è. Questa è una cosa che in prospettiva. Io sarei più contento se lo facesse fare. Cioè, il problema di un attaccante è quando non riesce a tirare in porta. Quando non siamo qui a lamentarci oppure a dire ma l'occasione lì se poteva fare qui, se poteva quella. Finché l'avversario è là, finché l'attaccante è là, finché l'attaccante sbaglia gol, io da ex attaccante, e vi ricordate cosa vi ho detto, da ex attaccante non lo rimprovero mai. Perché sicuramente chi non arriva mai là non sbaglia mai gol. Non ha l'impressione che Caracciolo in troppi frangenti sia un po' solo, sia un po'. C'è da chiedersi perché. Sì. Non vi siete mai chiesti perché? Provate a chiedervi perché. O pensate che l'allenatore non vuole che qualche giocatore passi la metà campo ad attaccare, oppure ci sono altri motivi.